Buongiorno da Smart Building Channel, giornata numero 3 di questa lunga kermesse di Bologna al SAIE Smart House 2015. Siamo come sempre in diretta e parliamo di rapporto tra il mondo dell'edilizia e tutte le sue varie complessità e il mondo delle telecomunicazioni, che nell'area Smart Building hanno trovato una sorta di sintesi. Nello specifico ho qui con me e vi presento con piacere la dottoressa Piera Nobili, vicepresidente del CERPA, e Simonetta Benetollo, consigliere nazionale del CERPA. Cos'è il CERPA? Anzitutto lo decliniamo, è un acronimo, è il Centro Europeo di Ricerca e Promozione dell'Accessibilità. Allora io partirei banalmente con una domanda la più possibile semplice, e cioè: che cos'è veramente il CERPA? Che cosa fa? Qual è la sua mission? Allora, il CERPA è un'associazione onlus intanto da alcuni anni, è nazionale, esiste sul territorio italiano da più di due decenni e sin dall'inizio si è impegnato sul tema dell'accessibilità per le persone con disabilità e le persone anziane, comunque per le persone fragili in genere. Inizialmente si parlava quasi solo ed esclusivamente di barriere architettoniche, poi ovviamente col progredire della cultura, non solo a livello nazionale ma anche internazionale, e con la nostra storia proprio di associazione, il termine barriere architettoniche è stato decisamente superato a favore di un termine molto più pregnante e significativo, che è inclusione. Inclusione. Quindi il CERPA ha iniziato ad operare, questo già da molti anni, proprio per favorire l'inclusione non solo però delle persone con disabilità e degli anziani, ma di tutti e di tutte. Quindi una, diciamo, una prospettiva molto ampia che riguarda tutta la popolazione e che quindi declina non solamente l'ambiente costruito, non solamente l'ambiente formato dagli oggetti, ma anche i servizi che vengono prestati e anche le relazioni che vengono costruite attraverso i servizi. Per cui ad esempio una delle ultime, ma comunque già intrapresa da diversi anni, attività del CERPA è proprio quello di dare anche sviluppo alla cosiddetta infrastrutturazione edilizia per favorire appunto l'impiego delle ICT, delle telecomunicazioni, a sostegno di servizi che possono essere portati all'interno dell'abitazione, certo, per queste persone, ma non solo per queste persone, e quindi promuovere una più lunga permanenza all'interno della propria abitazione, stili di vita indipendenti. Possiamo dire che un edificio predisposto correttamente può essere in qualche maniera definito maggiormente solidale? Intendo dire che se lo abbiamo predisposto per tempo a poter ospitare determinati device che sono utili non necessariamente alla persona che lo abita in quel momento, ma potrebbero essere utili ad una persona che o invecchia banalmente, questo tocca prima o poi a tutti, oppure cambia l'inquilino e abbiamo a che fare con un inquilino che per qualche ragione ha qualche forma di disabilità. Un edificio che viene predisposto in questo senso avrebbe delle grandi potenzialità anche probabilmente sotto il profilo del mercato. Non solo avrebbe grandi possibilità sotto il profilo del mercato, non scordiamoci il famoso libretto dell'edificio che da anni abbiamo e che mai nessuno mette in pista. Ad esempio, all'interno di quel libretto, se io registro che quell'edificio non solo è accessibile da un punto di vista fisico, ma lo è anche da un punto di vista sensoriale, cognitivo, certo, e quindi attraverso l'impiego di queste tecnologie, delle nuove tecnologie, sicuramente non solo sale il valore di mercato di quell'edificio, ma riusciamo, e questo è il risvolto che interessa di più al CERPA in, certo, quanto associazione onlus, soprattutto garantiamo appunto una possibilità di vita autonoma, indipendente e facile a tutte le persone. Certo, certo. Quindi otteniamo anche un risultato di risparmio sotto il profilo della, diciamo, degli interventi sociali.
Questo è un punto veramente estremamente interessante, ma per ottenere tutto questo, Simonetta Benetollo, abbiamo bisogno di professionisti che siano all'altezza e che quindi siano formati, siano sensibili a queste tematiche. A che punto siamo con la formazione sotto questo profilo? Allora, c'è da dire che questo è un punto fondamentale sul quale ci dobbiamo concentrare tutti e dobbiamo spingere il più possibile, perché nel nostro mondo in particolare dovremmo in teoria essere abituati a studiare sempre, a tenerci costantemente aggiornati. Il fatto che noi siamo qui oggi ci dimostra che è un mondo in evoluzione dove continuamente le normative e tutto ciò che ci gira intorno si muove, quindi c'è necessità di fare formazione. A che punto siamo? Diciamo che per quanto riguarda, come si diceva poc'anzi, CERPA e il nostro mondo, siamo impegnati davvero da tanto tempo a fare formazione, a farla con un determinato taglio. Però cerchiamo di spronare gli ordini, i collegi professionali a fare in modo che già sarebbe da fare già prima ancora di uscire dall'ambito di studio, ma soprattutto poi durante la professione si continui a seguire corsi di formazione, corsi che effettivamente stiamo facendo con questo taglio al quale accennava appunto Piera Nobili, in quanto progettista non significa prendere la normativa, aprirla e dire cosa devo fare. Questo è un minimo inaccettabile. Cosa devo soddisfare? Noi per oggi stare dobbiamo dentro dire la norma. Esatto, noi non dobbiamo più pensare progettisti qual è la legge, cos'è il minimo che devo fare o mi copio lo schema che sta nel manuale. Dobbiamo progettare veramente con la testa in modo molto allargato. Questo si sta facendo, ma devo dire la solita frase: bisogna continuare a fare ancora molto, molto di più. E noi questo cerchiamo di farlo anche qui, oggi, soprattutto certo, per questo aspetto che adesso è emergente nella tecnologia. Piera Nobili, abbiamo detto sostanzialmente che abbiamo bisogno di inclusione, abbiamo bisogno anche probabilmente di una modernizzazione del patrimonio edilizio sotto questo punto di vista. Ma a che punto siamo davvero finora in questo paese con il concetto ampio e nobile dell'inclusione? Cioè, abbiamo fatto effettivamente dei passi avanti? Perché la mia sensazione, da non addetto ai lavori, è che anche questo tema venga affrontato, come diceva Simonetta Benetollo poco fa, più che altro per mettere al riparo il professionista da eventuali ripercussioni negative, cioè il banale soddisfacimento della norma, senza porsi molto l'obiettivo del perseguimento dell'obiettivo che la norma dovrebbe permettere di raggiungere, e cioè effettivamente l'inclusività. A che punto siamo? Non siamo a un gran bel punto. No, allora, avevo questa sensazione che lei mi rispondesse così. Allora, le dico solo due date. Nel 1986, vale a dire 30 anni fa, venne realizzata una normativa legata appunto ai piani per l'abbattimento delle barriere architettoniche a scala urbana. Se andiamo a contare i comuni che hanno realizzato questi piani, ci restano giusto sulla punta delle dita di due mani, non di più. Tutti gli altri non hanno dato l'avvio, certo, a questo tipo di intervento. Nel 1989 per prima l'Italia si è data una normativa sull'accessibilità, la famosa legge 13, certo, tanto vituperata, dello stesso anno il DM applicativo. Nel 96 è uscito un ulteriore DM 503. Allora, abbiamo dal punto di vista normativo degli aspetti molto pregnanti e realizzati molti anni fa che non hanno trovato una concreta realizzazione all'interno della, certo, diciamo, dell'operato non solo dei progettisti ma anche delle stesse amministrazioni comunali, provinciali, regionali e così, chiaro, via.
questo per dire che cosa? Per dire che se da un lato la normativa c'è, per quanto ormai superata da una cultura del progetto, certo, infatti noi non ci riferiamo neanche più tanto a quella, bensì ci riferiamo a due capisaldi fondamentali, che sono la legge 67 del 2006 e la legge 18 del 2009, che ha diciamo reso normativa italiana la Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità. Quindi abbiamo aggirato l'ostacolo, certo, dell'accessibilità e dell'inclusione attraverso la definizione di diritti. Uh-huh. Ecco, allora, qual è il salto ulteriore che si chiede? È un salto di tipo culturale. Certo. Quando prima Simonetta diceva sì, dobbiamo uscire dallo stretto vincolo della norma, si riferiva appunto a questo. Esatto. È inutile che io faccia un copia e incolla di ciò che la norma mi dice e in base a quella norma da ciò che mi dicono le manualistiche che sono nel frattempo state realizzate. Bisogna che faccia dei passi oltre, che mi renda conto, che ci rendiamo conto che è significativo nel progetto comprendere qual è l'uso che ogni cittadino e cittadina fa di quello spazio. Chiaro. Le porto un banalissimo esempio. Sono uscita prima fuori e ho visto che ci sono due cestini dei rifiuti di fianco alle colonne e sopra i cestini un mucchio di cenere, macchie di sigarette spente, perché la gente, i fumatori, prima di spegnere quelle sigarette le spegne sulla colonna e le butta nel cestino. Cos'è che manca lì? Manca il portacenere. Allora, certo, basta guardare questi segnali urbani per, certo, rendersi conto. Allora, porto questo esempio, che è un esempio banale, per dire come in realtà l'inclusione si ottiene attraverso la comprensione dell'uso, certo, che le persone fanno dei luoghi, chiunque sia la persona in oggetto. Certo. Allora, noi siamo molto indietro da questo punto di vista, ma non solo come accessibilità fisica e sensoriale, siamo indietro anche dal punto di vista delle infrastrutture telematiche. Certo, certo, assolutamente. Cioè, quante, sì, sono le città che possono dirsi veramente infrastrutturate? Pochissime. Molto poche, purtroppo. Pochissime. È uno dei problemi che abbiamo. Allora, Horizon questo, 2020 ci, esatto, pone degli obiettivi chiari, esatto, di qui a 5 anni, quindi non tra, esatto, molto non tempo. Molto. 100% della popolazione italiana dovrebbe avere un accesso alla rete internet con almeno 30 megabit e il 50% almeno 100 megabit. Sono obiettivi che sembrano irraggiungibili in questo momento, ma che sono la condizione per far funzionare tutta una serie di servizi che sono sempre più, come dire, affamati di banda. Tutti i servizi in video, eccetera, sono servizi che prevedono un uso di una banda larga. Se non c'è, noi poniamo le condizioni per una disabilità, in realtà, disabilità, anche in questo caso, esatto, che poi rischia di essere molto spesso anche, come dire, basata, ahimè, sul censo e quindi di sfavorire le classi già sfavorite per conto loro, perché una persona abbiente può pensare di superare questo gap spendendo dei propri soldi fondamentalmente. Chi queste risorse non le ha non li può spendere, chiaramente. Simonetta, proprio per entrare e chiudere in qualche maniera il cerchio di questi ragionamenti, lo Stato italiano ha recentemente fatto qualche cosa di interessante che è stato ampiamente dibattuto in questi giorni di fiera, e cioè con il cosiddetto decreto Sblocca Italia, a novembre dell'anno scorso è stato approvato un provvedimento, entrato già in vigore il 1° di luglio, che obbliga tutti i costruttori di nuovi edifici o le grandi ristrutturazioni a dotare obbligatoriamente questi edifici di un sistema di connessione a banda larga. Si parla esplicitamente di fibra ottica. Questo potrà probabilmente cambiare le cose, a condizione che i progettisti abbiano la sensibilità di capire
che utilizzo farne di questa banda? Perché poi alla fine la banda di per sé può anche rimanere spenta, non ci cambia la vita. Ahimè, in Italia esiste moltissima banda larga spenta in questo momento perché non si capisce banalmente come utilizzarla. L'ambito del superamento della, permettetemi il termine desueto, disabilità o della diversa abilità, come si usa dire, che è un bruttissimo termine, sono questi giri di parole orrendi che ci inventiamo. Ecco, può essere anche quello uno stimolo a sviluppare servizi nuovi, innovativi, che possano aiutare la gente a vivere meglio? Certo che sì, anzi deve esserlo. Perché proprio per quanto abbiamo detto finora, il salto di qualità si può fare utilizzando, interpretando e io direi anche manipolando in senso positivo gli strumenti che ci vengono forniti. Cosa intendo dire? Proprio questa normativa, bisogna conoscerli prima di tutto, però. Proprio questa normativa citata è ancora poco conosciuta. Assolutamente. Mi è anticipato in quello che volevo dire. È emerso con grande chiarezza. E questo nonostante sia in vigore dal 1 luglio. Esatto. E questo posso anche dire sarà oggetto di un seminario che il CERPA terrà proprio qui oggi pomeriggio alle 14:30. Quindi io rispondo in questo senso che la formazione ritorna ancora come discorso indispensabile. Quello che noi cercheremo di fare con questo seminario è un po' parzialmente la risposta alla domanda, cioè dire: avete guardato cosa è successo ben prima, ma comunque in vigore, quella parolina che fa tanta paura, quindi obbligatorio dal primo certo. di luglio. Allora non prendetela perché è obbligatoria, ma provate un attimo a leggere, più che tra le righe, tra i fili, esatto. cosa può succedere. Quindi con il nostro taglio, con il nostro modo di vedere, come è stato spiegato prima, noi cercheremo con dei relatori che in sequenza si addentreranno sempre più nel significato di utilizzare la tecnologia sia nella quotidianità di chi abita e abiterà in nuove abitazioni o con grossa ristrutturazione o comunque e soprattutto per chi avrà delle particolari necessità perché ha delle specifiche disabilità, già esiste molto e non si sa. E quindi noi certo. vogliamo che questo sia capito e reso noto e vogliamo che questo sia, permetta il termine, un assist proprio a reciproco tra quello che è la normativa e quindi un sterile utilizzo magari senza conoscerla, quello che invece è un po' il tema che è la quotidianità, l'arco della vita e le particolari esigenze che noi andiamo a riportare ormai da parecchi anni. Quindi il nostro auspicio è che questo seminario in quest'ambito sia un esempio di come ci stiamo proprio bene qui dentro noi oggi, confidando che vengano ad ascoltare ovviamente e soprattutto poi a condividere certo. queste riflessioni. Certo, molto bene, ricordiamo 14:30, quindi oggi pomeriggio, questo seminario molto importante del CERPA in cui si parlerà di applicazioni delle nuove tecnologie anche legate ai processi di sviluppo delle telecomunicazioni ai fini del rendere la vita delle persone migliore, possiamo sempre dire così, di tutte le persone in termini inclusivi. Io ringrazio Piera Nobili, ringrazio Simonetta Benetollo, grazie. Ringrazio per la loro presenza e per il loro contributo al successo di questa iniziativa e saluto tutti e ci sentiamo tra poco sempre su Smart Building Channel.